Innanzitutto benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti in particolare al nostro ospite. Dicevo prima in maniera quasi provocatoria che utilizziamo il 39esimo piano per stupire i nostri ospiti e generalmente ci riusciamo perché questa è un'occasione che non capita tutti i giorni per dare uno sguardo a Milano, quindi al nostro capoluogo e di fatto alla capitale finanziaria ed economica dell'intero paese. Vi rendete conto con i pro e i contro, quindi con una giornata uggiosa come questa di pioggia, effettivamente di cosa sia, questo è uno spaccato preciso di cosa sia la Lombardia. Dicevo con i pro e i contro, i pro sono tantissimi, i contro sono ovviamente soprattutto frutto di un'eredità che un po' scontiamo e che stiamo tentando di contenere e di recuperare per quanto riguarda appunto quelle che sono le difficoltà. Non lo possiamo fare da soli, anche se Regione Lombardia ha i numeri di un piccolo Stato europeo e avrebbe probabilmente anche tutti gli elementi per farlo, ma non lo vogliamo fare da soli, lo vogliamo fare con tutti i portatori di interesse, con tutti i soggetti che a vario titolo sono appunto interessati da questo nuovo modo di vivere, di lavorare e di produrre che soprattutto in Regione Lombardia sta venendo avanti. Io lo faccio per quello in particolare che è di mia competenza, che è ovviamente la parte ambiente, energia e in generale sviluppo sostenibile. Il mio collega Parolini me lo fa ovviamente per quella che è la sua competenza e spesso e volentieri collaboriamo. E questo ci dà un'idea di come certi temi e certi obiettivi siano assolutamente trasversali. Sul tema della qualità dell'aria ci stiamo muovendo da tanti anni, i risultati infatti si vedono nonostante i momenti di criticità e di emergenza. I numeri dei giorni e dei picchi di superamento sono decisamente più contenuti, quasi la metà rispetto anche solo a 10 anni fa, quindi vuol dire che ci stiamo muovendo. Certo è che accordi come quelli che andiamo a sottoscrivere oggi ci danno una mano in più e non lasciano da sola la Regione a fare la parte della programmazione, della politica anche talvolta di divieto. Ci aiutano in particolare nella parte più facile insomma, da gestire, che è quella del sostegno all'innovazione, del sostegno a questo cambio culturale che sta venendo avanti ormai da qualche anno, soprattutto in Regione Lombardia, non è così fuori dal confine regionale. E non è un caso che oggi siamo qui appunto dopo pochissime settimane dall'approvazione della delibera che prevedeva appunto questo accordo con un importantissimo insomma produttore e distributore di quello che è il carburante a sottoscrivere un accordo che parla di una nuova Lombardia, di un nuovo modo di concepire la mobilità in Lombardia. Ora, capirete bene che da assessore all'ambiente e all'energia e allo sviluppo sostenibile parlare di una mobilità alternativa, di una mobilità sostenibile diventa assolutamente fondamentale. Ripeto, lo si fa in Lombardia, lo si può fare in Lombardia per tanti motivi. Primo tra tutti perché il cambio culturale, il passaggio culturale è avvenuto ormai da tempo e poi perché abbiamo aziende come la Kuwait che rispondono a queste nostre sollecitazioni. Questo non è assolutamente scontato. Se vogliamo chiedere ai nostri cittadini di dirigersi verso una mobilità sostenibile, dobbiamo però dargli gli strumenti per farlo, ovviamente. Non possiamo limitarci a dirgli non devi fare una cosa, ma dobbiamo rendere possibile l'alternativa. L'alternativa è senza dubbio il metano, quindi la distribuzione, la possibilità quindi di avere dei veicoli alimentati con il gas metano è assolutamente ancora più sostenibile, per esempio le auto elettriche, quindi le auto, e quindi è necessario ovviamente poi che gli creiamo un'infrastruttura sul territorio sempre più presente, sempre più capillare, sia per l'una che per l'altra distribuzione. Ecco, il protocollo, l'accordo che oggi andiamo a sottoscrivere, che vede una fortissima attivazione da parte di Kuwait, che è la prima in assoluto come azienda che si mette a disposizione e ha raccolto questa sfida, questa sollecitazione di Regione Lombardia, prevede appunto la realizzazione di nuovi punti di erogazione, lo dirà poi sicuramente meglio il mio collega Parolini, a carico tra l'altro come costo esclusivamente dell'azienda, e questo è da sottolineare perché non è anche questo così scontato. Cosa che permetterà ovviamente ai nostri cittadini di essere più comodi nella scelta, quindi quando dovranno scegliere, soprattutto se non l'hanno già fatto, da qua in futuro, quale auto, quale mezzo acquistare, ben potranno saper di contare su una valida alternativa e su delle infrastrutture che gli permettano appunto di avere alternative. Gas metano e in particolare ovviamente il sistema di tutte le infrastrutture relative alle ricariche elettriche. Solo due questioni, una in particolare una questione. Sapete che Regione Lombardia uscirà a breve
con un bando che fa il paio un po' con l'attivazione di Kuwait, un bando che vale 16 milioni di euro, che tratta proprio dell'infrastrutturazione, che servirà per rendere ancora più diffuse le infrastrutture relative alle ricariche elettriche. Quindi questo lavoro di sinergia, noi lo facciamo ovviamente per la parte pubblica, c'è chi invece come privato decide di raccogliere questa sfida e di guardare al di là in maniera innovativa rispetto a quello che sino ad oggi è stato fatto in maniera assolutamente eccellente. Il mondo sta cambiando e vedere che le aziende e le istituzioni insieme raccolgono queste sfide è una cosa molto importante. Quindi grazie veramente.